Amici di Quarta Parete, buonasera. Sono all'interno del Teatro Petrolini, qui in pieno Testaccio, perché da domani, giovedì fino a domenica 16, sarà in scena Serata Omicidio, un testo di Giuseppe Sorgi, diretto dal qui accanto Sandro Felice Leo. Buonasera, Sandro. Buonasera, buonasera. Allora, ci ritroviamo ogni tanto, Ci ritroviamo, sì, insomma, fortunatamente. fortunatamente, ecco, vuol dire che si lavora. Esatto. E specialmente che siamo vivi, insomma, Beh, non ci questo era. sono omicidi di mezzo, Ecco, ecco. appunto, no, perché già il titolo è inquietante sotto certi Sì. punti di vista. Cerchiamo un po' di parlare di questo Sì. spettacolo. E in realtà tutto parte da un'inserzione sul web, no? Sì, parte da Vai. un'inserzione su internet Ormai non ci che... possiamo più stare senza internet No, ormai oggi. si vive su quello, anche per quanto riguarda gli omicidi, insomma. Esatto, esatto. Quindi questo annuncio su internet dice che a una certa ora, in un certo indirizzo, a mezzanotte avverrà un omicidio, insomma, in questa casa, nella casa in cui ci troviamo in questo momento. Anche se la padrona di casa sarà scettica di questo annuncio, ogni tanto però cominciano ad arrivare dei personaggi abbastanza strani dentro questa casa, gente in attesa, che appunto si presenterà proprio perché ci sarà questo omicidio. Non farmi dire di No, più. non possiamo spoilerare ovviamente, insomma, però poi sì, l'inizio è inquietante, però poi alla fine che succede? Mi sembra che prenda tutta altra piega questo spettacolo. Ma sì, intanto avverrà questo omicidio, ma ci sarà purtroppo il problema di scoprire chi è il... Cioè, L'assassino. già dall'inizio non si saprà neanche chi sarà la vittima. Ah, Poi ok. si scoprirà la vittima, ma fino alla fine non si saprà mai chi sarà, chi è stato l'assassino, insomma. Però la vittima si sa, La insomma. vista, la vi, sì, la vittima Ecco, si saprà saprà che perché si vedrà si vedrà. quale sarà la vittima. Ci sarà comunque un finale a sorpresa. Basta. Quindi possiamo configurarlo come una vera e propria commedia, È Sandro? una commedia altamente Comica, comica, veramente bene, altamente comica, perché tutti questi bene. personaggi inattesi, ognuno avrà una caratteristica particolare che si svilupperà proprio in questa storia. Ognuno avrà qualche cosa da dire, spesso anche non inerente all'omicidio, insomma, Certo, quindi. quindi possiamo tornare a casa sereni, senza pathos, senza troppe inquietudini. Qualcuno ha visto la locandina, ho ricevuto delle telefonate e mi hanno detto: ma posso portare anche i bambini? È paurosa? Ecco, No, assolutamente, quindi adatta anche ai diciamo, bambini, è quindi. divertentissima, non c'è problema. Allora, cominciamo a dire chi partecipa a questa serata di omicidio. Quindi Ornella Principato, non so se è presente, No, non è ancora è una delle assenti, poi abbiamo giustificata, certo. giustificate, Daniela Bianchi. Della Bianchi forse di là nei camerini E di là c'è dei camerini Trucco. c'è Roberto Pesaresi, Qui dietro, e qui vero? dietro alza la mano. Eccomi. Perfetto, buonasera Roberto. Buonasera. Alessia Piconi, Eccola. eccola, la vediamo che smanazza. Loredana Francolino, Eccola laggiù. eccola laggiù. Cenni di vita, sono tutti ancora vivi. Ancora vivi per poco. E poi c'è anche una voce fuori campo di Giulia Bianchini. Allora non c'è più Giulio A Gianluca Bianchini, Bianchini, non perché sia la no. vittima, no, Ah, no, non è la ma la voce vittima. fuori campo sono io, Ah, sei purtroppo, tu. dovete Però tu fai la sentirmi. regia di questo Io faccio spettacolo. la regia, faccio la voce fuori Fuori campo e campo, faccio che anche l'attore, lo... Va diciamo, bene. insomma, Però sì. non si... chissà se arriverai vivo fino alla fine. Lasciamo in sospeso Non si sa, questo. non si sa per nessuno chi sarà il vivo e chi Ecco. sarà il morto, insomma, no? Quindi, e questo lo scopriremo Allora, tutti insieme. diciamo che per gli amanti dei gialli possiamo tranquillamente dirgli di venire. Assolutamente sì, Ecco. perché la storia, cioè la commedia è veramente una commedia gialla. Un Poi di, sì, è thriller. un thriller, poi diventa comico, comunque ha la sua trama gialla a Certo. tutti gli effetti, insomma, cioè, è una ripresa proprio dei grandi gialli d'autore. Giuseppe Sorgi veramente è bravissimo a scrivere le sue Assolutamente. cose. Però poi cioè, lui è anche bravo a fare il comico, lo sappiamo tutti, quindi assume questa piega veramente comica e divertente, insomma, sì. Quindi possiamo dire in conclusione che moriremo da ridere? Moriremo Moriremo da dalle ridere. risate, sì. Ecco. Vi faremo morire dalle Bene. risate, Beh, dal che insomma, che tutto divertimento. sommato è tutto quello che vorremmo fare alla fine dei nostri Ma sì, giorni, no? assolutamente sì, insomma, Ecco. anche perché cioè, parlare di qualche cosa che di solito è tragico, Dico è certo, pauroso, con no? ironia, Sì, cioè, insomma, un po' per ci stemperare. divertiremo dalla paura. Bene, bene. Allora, Sandro, io ti ringrazio, vi invito tutti quanti, anzi, vi invitiamo, alzate le mani, alzate le mani.
Ecco, bravi. Venite, venite, venite. Da domani sera 13 al domenica 16, sempre alle 21, ma sabato alle 18. Esatto. Sabato alle 18. Domenica. Serato omicidio, quindi Sandro De Feo qui ci ha raccontato Sandro Leo, siamo a fine serata, ma non è finita. Citerei anche il nostro bravissimo scenografo che in questo momento è all'opera, e poi tutto il resto della nostra troupe, il tecnico, tutto quanto. C'è una scenografia veramente bella, da stamattina stanno allestendo, perché è particolare, luci veramente particolari, quindi c'è tanto da vedere. No, anche perché poi spesso quelli che stanno dietro in realtà non si vedono mai, non si sa mai, invece fanno il cosiddetto lavoro sporco, no? È un lavoro sporco, ma è un lavoro indispensabile, assolutamente. Sì, bene, sì. Sandro, grazie. Grazie a te che ci assisti. Un piacere come sempre, buon divertimento, buon teatro. Grazie, buon teatro e buona visione. Ciao a tutti. Ecco, questo sì, anche. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao.